Oggi vi porto a conoscere e scoprire l'azienda agricola biodinamica San Michele, che si trova a Jesolo, località Cortellazzo. Qui con me abbiamo Sara, una collaboratrice che si occupa della frutticoltura e delle api dell'azienda. Ciao a tutti. Ciao Sara, cos'è l'azienda agricola biodinamica San Michele? L'azienda agricola San Michele è nata negli anni Ottanta dall'incontro di un gruppo di persone che, interessate ai principi espressi da Rudolf Steiner, decisero di fondare la libera fondazione antroposofica Rudolf Steiner, che tra le varie attività si propose anche di fondare un'azienda agricola che potesse mettere in pratica i principi dell'agricoltura biodinamica. L'azienda inizialmente si trovava a Conegliano e nel 2014 si è trasferita a Jesolo, nella frazione di Cortellazzo. Quindi l'azienda attuale copre una superficie di 140 ettari sui quali vengono coltivati ortaggi, sia in pieno campo che in coltura protetta, quindi serra e tunnel, foraggi e cereali, una piccola produzione di mele e di miele. Inoltre abbiamo la stalla dove vengono allevate vacche pezzate rosse per produrre latte che poi viene trasformato nel caseificio aziendale. La stalla, dove ci troviamo adesso, è un po' il cuore pulsante e il centro di questa azienda, poiché qua si uniscono tutte le diverse produzioni aziendali. Il letame che viene qui prodotto dalle nostre vacche, infatti, serve per concimare i campi, quindi nutrirli con il miglior concime possibile. E all'esterno, nei nostri campi, viene coltivato il foraggio, che servirà poi a nutrire gli animali durante l'anno, dando fieno fresco durante l'estate e invece fornendo fieno essiccato durante il resto delle stagioni. Inoltre poi dalla stalla il latte va direttamente al caseificio aziendale, dove viene imbottigliato in latte fresco oppure trasformato in diversi tipi di prodotti, quindi abbiamo dai formaggi freschi ai formaggi stagionati e tutta una serie di prodotti che potrete trovare nel nostro spaccio aziendale. Oltre a queste produzioni, appunto, abbiamo la frutta, quindi le mele, che abbiamo una superficie di 4 ettari in cui vengono coltivate sia per il consumo fresco che per la trasformazione in succo. Infine abbiamo le api, da cui raccogliamo il miele mille fiori, che è sempre diverso in ogni stagione. Questo perché qua pratichiamo un'apicoltura stanziale, ovvero le api vivono sempre sul terreno della nostra azienda, quindi vanno a bottinare i fiori presenti in quel momento, in quella stagione. Quindi sarà un miele sempre diverso che rispecchia la diversità del nostro territorio aziendale in quel momento e in quella stagione. Ma cosa si intende con agricoltura biodinamica? Allora, l'agricoltura biodinamica è un tipo di agricoltura che si differenzia da tutte le altre, soprattutto per l'utilizzo dei preparati biodinamici. Questi sono delle preparazioni che si ottengono unendo elementi minerali a elementi vegetali e animali che vengono uniti per creare questi preparati che servono un po' a concentrare le forze vitali che andranno poi nel terreno, quindi rendendolo vitale, di conseguenza lo saranno le piante e i frutti che se ne ricavano. Diciamo che si otterranno prodotti di qualità superiore proprio per questo particolare procedimento che viene effettuato. Inoltre, nell'agricoltura biodinamica è concepita come un organismo agricolo, quindi un insieme di tante parti che vanno a interagire tra di loro. Quindi per questo l'importanza della presenza degli animali in azienda e delle diverse produzioni, perché tutte devono interagire tra loro e si cerca di andare a chiudere il ciclo. Abbiamo appunto parlato prima della produzione di letame che va a nutrire campi e abbiamo parlato della produzione di foraggio che viene utilizzato per alimentare i bovini dell'azienda. Questo appunto ci permette anche favorire il benessere animale e nutrire gli animali con prodotti di qualità e sempre freschi di cui conosciamo l'origine. Il nostro latte è anche appunto certificato come latte fieno proprio per tutelare questa filiera e garantire che appunto i nostri animali sono alimentati solo con il fieno. Bene Sara, ma cosa producete e dove si possono trovare i prodotti? Allora, noi produciamo molti ortaggi sia invernali che estivi,
Come produzione estiva abbiamo il pomodoro da salsa, da cui poi otteniamo la nostra passata San Michele. Abbiamo una grande produzione di zucche, produciamo in serra melanzane, pomodori, peperoni. Durante il periodo invernale invece potrete trovare i nostri radicchi, numerosi altri ortaggi della stagione. Per la produzione casearia invece abbiamo il latte fresco, formaggi freschi come lo yogurt, la ricotta, la casatella, lo stracchino, un formaggio tipo taleggio e un erborinato, la caciotta fresca, il formaggio latteria, lo stagionato e lo yogurt lo potrete trovare sia al naturale che diversi gusti alla frutta. I nostri prodotti li potrete trovare tutti allo spaccio aziendale, che è aperto dal martedì al sabato con orario continuato. Sara, ma siete anche fattoria didattica? Sì, ultimamente abbiamo deciso di aprire le porte della nostra azienda e siamo quindi diventati fattoria didattica, proponendo attività per scolaresche, gruppi di bambini. E inoltre d'estate accogliamo visitatori durante le visite aziendali che vengono condotte sia per adulti che per bambini. Con queste belle immagini di questo vitellino che è nato ieri, vi salutiamo io e Sara e vi ricordo di venire a scoprire e conoscere questa meravigliosa azienda biodinamica che si trova a Jesolo, località Cortellazzo. Azienda agricola San Michele. Vi aspettiamo. Ciao.